Io un po', ma voi non siete armati? Abbiamo in dotazione alabarda di ordinanza, eccellenza. Sì, vabbè, quello l'ho vista. La roba tipo pistole. No. Coltelli? No. Ma neanche taser o spray al peperoncino? No. Ma solo quel residuato rinascimentale? È molto efficiente, eccellenza. Andiamo bene. Senti un po', ma invece sul corpo a corpo come siete messi? Abbiamo tutti passato fortissima selezione. Io personalmente ho 5 anni di Krav Maga alle spalle. Sì, vabbè, quello lo fa anche la Canalis. Eccellenza, posso farle una domanda? Sì, dimmi. È preoccupata per situazioni di sicurezza di Giubileo o per sua incolumità fisica? No, per nulla. Sono sicuro che i servizi segreti faranno un ottimo lavoro. Anche adesso con nuova minaccia degli... Non nominarli! Idiota, non se ne parla! Non si dice il loro nome! Ma in Siria c'è lì... Ancora non li nominiamo! Noi non li pensiamo, non li ascoltiamo, non esistono! Quelli sono incazzati a prescindere! Ok? Quindi zitto! Chiede perdono. Eccellenza, è arrivata la dottoressa Brunelli di Runaway. Sì, falla entrare. Cos'è, vuoi vedere Je suis Walter su Twitter? Testa di cazzo! A che punto siamo con questo Runaway Jubileum? Stiamo giusto ultimando la parte di graphic design, ma ormai ci siamo. Un carpooling esclusivamente per fedeli cattolici? Geniale! La ringrazio, eccellenza. Prevediamo un'iscrizione di almeno 3.000 utenti nel giro delle prime 24 ore. Viaggiare con le persone dello stesso credo? Pazzesco! Mi scusi, dottoressa, se mi passa il termine. Lei ha fatto davvero incazzare i taxisti romani? Lei sì che c'ha il fegato, mi piace. Abbiamo la pelle dura. Necessitiamo solo della vostra autorizzazione per utilizzare il logo ufficiale del Giubileo 2015-2016. Sarà solo per questo, poteva anche farmi una telefonata. Non sarebbe stato molto professionale, però. Lei mi piace. Posso vedere il logo nuovo? Ho il progetto salvato sul mio iPad che è il mio driver. Possiamo farlo entrare? Diana, fai entrare il driver della dottoressa Brunelli. Immediatamente, eccellenza. Eccolo. Grazie, Michael. Allora, come le stavo dicendo, è solo un progetto, quindi qualsiasi modifica facciamo sempre in tempo, eh? Dove stai zitta, bocchinara? Lasciami! Ma cosa diavolo sta facendo? Si calmi, su! Calma un cazzo, mo te faccio vedere io come mi calmo. Tiè, metti 97.3 col volume a palla, fallo! Lo faccio, si calmi! T'ho detto da sta zitto! Polemica tra Runaway Jubileum, il servizio di car sharing del Vaticano e i tassisti della capitale. Allora, sono d'accordo con Nello che facevo un intervento durante la trasmissione. Ma fai presto, sbrigate! Ma te non l'hai fatto cramare, ma che cosa vuoi da me? Tranquillo, eccellenza, voglio che la paghi. Lo tengo sotto tico. Mi dicono che il nostro ospite è in linea. Ciao Casilino 38, come ti chiami? Mi chiamo Michael Rinaldi e faccio sto mestiere da 20 anni. Ammazza, 20 anni? Qui, signori, abbiamo un veterano del raccordo che ci vuole raccontare il suo punto di vista su questa situazione. Aiutatemi, vi prego! Ma che sta succedendo? Michael, sei ancora in linea? Volevo dirvi che io qui c'ho un ospitone, una star. C'ho la Brunelli di quella merda da Araneo che ci vuole inculare tutti quanti e c'ha un coltello puntato alla gola! Michael, sei serio? La Brunelli di Runaway Jubileum? Certo che dico sul serio. Sono nell'ufficio del camerlengo nuovo, quello milanese. Varesino! Ti busto arsizio, per precisione. Michael, però non fa cazzate, mi raccomando, sta buono. Io non faccio cazzate, né? Michael... Ma io sto qua perché la gente lo deve sapere! Non può arrivare una stronza qua senza licenze, senza conoscere le strade di sta città, mettendo le macchine in mano a gente alle prime armi. Guardi che è tutto in regola. I nostri driver hanno tutti subito un check del background più che esaustivo, si informi prima di parlare. E i creste da ladri che fate sopra le tariffe? Tariffe da ladri le nostre. A quanto la mette una corsa da termine a Santa Fiat. Allora, guardate che interviene. E i pagamenti con cartellini sui colpi esteri? Rischio di colpire gli italiani? Che cazzo? Quelli vanno all'amica tuoi inglesi, eh? Che cazzo dici? Lei davvero mi sta facendo la predica sulla trasparenza del nostro sistema contributivo. Sarei curiosa di sapere quanto dichiaro ogni anno. Oh, ma che mi sta a dar del ladro? Ma che te pare uno zingaro, eh? E basta, vogliamo darci una calmata? Zitto! Li tengo sott'occhio tutte e due. Michael,
tu potrai anche avere ragione, però... Ma quale ragione? Ma sta scherzando, spero! Dottoressa Brunelli, la prego di non alterarsi, anche se capisco che sta vivendo un momento complesso. Un momento complesso? Ho un coltello puntato alla gola da questo cialtrone e lei mi dice che io sto vivendo un momento complesso. Ma vada a fanculo! Brunelli, qua nessuno ha offeso nessuno. In più ci stanno arrivando tanti messaggi di solidarietà nei confronti di Michael, da parte di molti suoi colleghi. Grandi, una famiglia, ne? Siamo una famiglia! Io ovviamente mi devo dissociare, ma vado a leggere l'SMS di Remo da Cecchignola, Aquila 58. Grande il collega che dopo 20 anni non si fa mettere i piedi in testa da quelli del carcere. Grazie, Remo! Dai, dai, ma dai. Pensate, ma... Stanno a rischiare il posto di lavoro e so veramente una marea di famiglie. Fagli vedere a quella maestrina. Namo, Michael, stiamo tutti con te. Mi perdoni. Ho il ciclo. Torniamo a noi? Diana, da domani sostituiamo quegli attrezzi medievali con dei Kalashnikov. Le piace? Tranquilla. Non ce l'avevo con te. Tu sei bellissima.